Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video per raccontarvi che cos'è e com'è nata la MC Production. Dobbiamo fare un salto indietro di molto tempo, perché era il 1990, quando io avevo 14 anni. Durante l'estate ho conosciuto Mario e Maurizio, due fratelli, praticamente i miei coetanei. Mario era la mia età, suo fratello un po' più grande, vabbè. Ma la cosa che era bella è che ci siamo accorti che avevamo la stessa passione, ossia girare delle gag, dei cortometraggi con la telecamera. Dovete capire che nel 1990 non è come adesso che chiaramente tutti hanno un telefonino, una macchina fotografica che fa le riprese, una telecamerina economica e quindi cioè, è una cosa a portata di tutti. All'epoca insomma non è che tutti avessero una telecamera. Io ero fortunato perché mio padre girava, faceva le riprese durante i matrimoni, quindi avevo anche dell'attrezzatura un pelo più avanzata, come un mixer analogico, diversi videoregistratori per i montaggi, roba così. Mentre Mario e Maurizio si volevano togliere lo sfitto di comprarsi una telecamera e hanno cominciato a girare dei cortometraggi tra di loro e i loro amici, e i loro lavori venivano firmati con questa fantomatica MC Production, che era il loro, diciamo, marchio di fabbrica. Così hanno conosciuto me, con me c'era subito dopo un altro mio amico, Max, e praticamente noi quattro insieme ci siamo messi lì e durante il tempo libero, cioè praticamente sempre perché non si faceva un cazzo, ci divertevamo a fare gag, film e così via. Solo che, vabbè, dovete capire che, come ve l'ho detto anche prima, all'epoca cioè non è come adesso, che adesso hai una telecamera, puoi, con una telecamera puoi fare delle riprese ad altissima risoluzione. Noi ci dovevamo accontentare di un VHS, di un VHSC e poco più. Per il montaggio adesso sì, cioè, abbiamo After Effects, un sacco di programmi, un sacco di plugin per fare cose eccezionali, mentre quando c'eravamo noi facevamo al più le sparizioni facendo stop e poi riprendendo il filmato senza tagliare, senza fare praticamente nulla in post-produzione, anche perché ogni passaggio in post-produzione voleva dire un degrado del filmato, visto che era su NAS, su VHS, che era veramente notevole. E soprattutto ai giorni d'oggi c'è il vantaggio di internet, c'è YouTube, cioè uno può fare un filmato e istantaneamente lo può condividere con tutto il mondo. Invece all'epoca ti facevi la cassettina, al più la passava un amico che lo passava l'altro amico, c'era un po' di passaparola, di passamano, e non so, chi ha la mia età si ricorderà che c'erano alcuni film che avevano avuto una diffusione maggiore rispetto ad altri, oppure dovevi andare per forza a un qualche concorso di cortometraggi per farti conoscere un po'. Beh, perché vi racconto tutta questa storia? Perché praticamente adesso noi questa passione ce l'abbiamo ancora e da sempre continuiamo a fare filmati, riprese, gag, anche se ad un ritmo molto molto più ridotto. Però è un po' di tempo che io ho cominciato a prendere tutte queste VHS e a passarle su computer, in digitale, e comunque è ad aggiungere i lavori nuovi che adesso facciamo comunque con dell'attrezzatura molto migliore, anche perché Mario ha la fortuna di lavorare per un'azienda che fa riprese aziendali, quindi ha dell'attrezzatura professionale. E tutto questo cos'è? Per dirvi che se vi interessa vedere le nostre gag, le nostre produzioni, anche quelle vecchissime, quindi che lasciano il tempo che trovano, vi voglio dire che ho fatto una pagina su Facebook dedicata alla MC Production, dove potete trovare tutta la roba che abbiamo fatto all'epoca. Ho messo anche delle foto di backstage della roba che facciamo adesso, quindi se volete guardare, mettere un vi piace, insomma il link lo trovate qui. Invece ho fatto anche un canale YouTube MC Production, però nel quale metto solo, diciamo, gli ultimi lavori, quelli più belli, perché comunque secondo me YouTube per quanto riguarda i video è un sito più user friendly, più accessibile, e quindi metto solo la roba, diciamo, migliore, così se uno passa se la guarda. Quindi se volete iscrivervi, fare qualche commento, potete farlo, il link è sempre qua, tutto qui, nessuno vi obbliga, ve l'ho solo voluto dire, e ci vediamo alla prossima, ciao!